Per appendere una TV a schermo piatto serve una piastra di sostegno e in questo caso ne useremo una di tipo universale, formata da tre elementi. Uno di questi lo andremo a fissare sulla nostra parete. La scelta ricade sulla confezione di tasselli Fisher per TV LED LCD Plasma. Il sacchetto contiene 8 tasselli SX8x40 adatti a tutti i tipi di muratura e altrettante viti con testa piatta, perfette per stringere la piastra di metallo. Nella confezione sono inclusi anche una punta da muro e un inserto PosiDrive misura 2. Per il montaggio servono livella bolla, flessometro, matita, nastro di carta, trapano avvitatore elettrico, perettina. Trovata la posizione, con l'aiuto della livella si marcano i centri dei fori. Sulla busta sono indicati tutti i dati necessari, in questo caso è importante il carico massimo per punto di fissaggio, che è di 40 kg su calcestruzzo e mattone pieno. Le viti sono 4, quindi la piastra può sostenere sino a 160 kg. Nella confezione c'è tutto l'essenziale, non è possibile commettere errori di abbinamento fra viti, tasselli, punte per trapano e bit d'avvitatura. Il tassello SX è in nylon di alta qualità, ha l'espandente a 4 settori e le sue alette laterali impediscono la rotazione nel foro quando si gira la vite. Ovviamente la punta da muro in dotazione è di misura ideale per i tasselli della confezione. Una X fatta con il nastro carta impedisce alla punta di scivolare lateralmente quando si fora. Lavorando su una parete di calcestruzzo si deve attivare la percussione del trapano. Al termine è importante pulire i fori dai residui, in modo che il tassello entri senza fare resistenza. Messa in posizione la piastra porta TV, si inseriscono le viti una per una, dando qualche giro a mano, sinché non hanno fatto un po' di presa. Il bit Posi 2 in dotazione si incastra perfettamente nelle viti. L'espandente ha sviluppato la sua tenuta, la piastra porta TV è fissata saldamente. Non resta che fissare gli altri elementi della piastra al retro dello schermo e agganciare il TV alla parete.